Benvenuti in un nuovo video. Come vedete, non vi faccio spoilerare niente. Questo sarà un video svuota la spesa. Come ben sapete, io adoro l'Eurospin e quindi vi beccate un altro video svuota la spesa. Iniziamo subitissimo. Allora, parto un po' così random. Allora, come sempre vedrete i miei prodotti e quelli là di mia mamma, che per tutti i resti della famiglia. Allora, mamma ha preso di questo marchio Tremolini questi tortellini ai funghi porcini. Sinceramente non li ho controllati, quindi non so, però io queste cose qui non le mangio. Poi ha preso una sfoglia per la pizza che può rimanere qui. Poi riso Venere, questo ci siamo, di sempre marchio Delizie del Sole. Questo qui l'ho provato e mi piace davvero tantissimo. Io ho preso i miei dorati gnocchi, sempre marchio Tremolini, io non tradisco mai il marchio Tremolini. E questi qua sono dei gnocchi di patate e io le adoro. Questi qua sono una confezione di 500 grammi che mi papperò io, perché una volta a settimana mangio i gnocchi. Poi ho comprato questa confezione di fiocchi di farro. Per chi mi segue negli altri video svuota la spesa, sa che l'ho già acquistati e le ho ricomprati perché mi ci sono trovata benissimo. Poi, come vedete qui, c'è una pancetta affumicata che non è mia, togliamo subito. Questa qua, vabbè, per chi interessa, marchio La Bottega del Gusto, va bene, ci interessa. A me ci interessa questo reparto qui. Queste qua sono delle fresche fette di petto di pollo che le vedete sempre nel mese svuota la spesa Eurospin, quindi non mi soffermo. Quindi questo qua, top. Poi, come sapete, le mie amatissime purè musso, come si chiamano? Questo qua di Puerto Sol, ho preso mele pesca, ho preso questo nuovo gusto che non l'avevo mai provato ed è pera, poi mele banana, mele mirtillo e solo mela. Questi qua mi piacciono davvero davvero tantissimo per fare colazione nei porridge, davvero spettacolari. Poi hanno davvero degli ottimi ingredienti, quindi è proprio frutta 100%, quindi consigliate. Poi mamma ha preso degli arachidi. Questi qui da sbucciare, come sapete, la marca Simbamba, penso che si pronunci così. Facciamo vivace come al mio solito. Questo qua è mezzo chilo. Poi passiamo di qua a mia sorella, come ben sapete, pure nell'altro. Sto dicendo troppo come ben sapete, ma vabbè. Mia sorella adora questo pan brioche, sempre marchio Tremolini. Lo acquista sempre, è morbidissimo. Io non lo utilizzo, preferisco questo qui che dopo ci arriviamo. E quindi, per chi sta cercando un pan brioche, questo qui è buono, però gli ingredienti non sono ottimi come questo. Questo qui è un pan bauletto Camut, sempre marchio Tremolini, a linea amo essere biologico. Io questo qui lo adoro. Sono 400 grammi e mi piace tantissimo la mattina per colazione. Mi raccomando, ragazze e ragazzi, seguitemi su Instagram perché lì pubblico davvero il mondo come ricette, novità e tutto. Quindi seguitemi lì. E quindi sicuramente chi mi segue su Instagram già lo sa come lo utilizzo, quindi mi dispiace, andatemi a seguire. Ecco il mio paradiso, perché loro sono il mio paradiso. Ho acquistato queste gallette di sempre marchio amo essere biologiche, ho acquistato 3 pacchi di gallette di riso, non mi soffermo perché chi mi conosce lo sa già. 3 di queste qui riso, una di questa qui ai cereali e 2 al farro, davvero ottime. Come sempre vi scrivo i prezzi, anche se qualcosa è in offerta, perché nello specifico non mi ricordo bene bene bene. Che ci fanno queste qui vicino alle mie gallette? Snack salato, queste qui, l'imitazione delle Pringles, però dicono che sono uguali, loro le assaggeranno e poi non lo so che faranno, perché io non le mangerò. Oppure questi qua, cornetti di mais, ciao, non ci rovinate lo svuota la spesa, fit. Poi mamma ha preso questi qui perché io non ne mangio, preferisco le mie gallette, non posso tradirle. Queste qui, Tremolini, cracker con riso soffiato, ecco, forse così vedete meglio. Queste qui, 300 grammi, ingredienti un po', ma va bene, non ci interessa, passiamo avanti. Poi ho preso, no, mamma ha preso mais, Delizie del Sole, questo qui, oh, gli piace, quindi ok, una scatola di pisellini.
fini, sempre delizie del sole. Poi io stramo questa insalata, questa qui tagliata alla julienne, mamma mia, è buonissima. Se non l'avete provata, compratela perché è davvero ottima. Sono 250 grammi, buonissima. E poi su qua già c'è il prezzo, 99 centesimi, anche la rucola. Poi passiamo nei miei amatissimi amori. Allora, ho preso due confezioni di albume, come sapete, albume d'uovo, delizie del sole, bla bla bla. La stessa cosa, ho preso anche una confezione da uova, di uova, di 15 uova. Queste qua io mi ci trovo bene, sono buone, quindi top. Delizie del sole, io ti adoro. E comunque, come state vedendo, non vedete gli yogurt 0% perché non c'erano, quindi benissimo, la ciorta non è mia mai. Poi in offerta, questo qui mi ricordo il prezzo, questo qui 99 centesimi, la confezione della confezione da 100 grammi. Allora, questo tonno naturale ve lo consiglio, veramente ottimo. Io poi che faccio? Sgocciolo questo qui, il tonno naturale, lo sgocciolo tutto e poi ci aggiungo 2 ml di olio extravergine d'oliva. L'extravergine d'oliva ed è perfetto, però preferisco il tonno naturale a quello là normale. Quindi tonno, ho preso 3 scatolette. Questo qui, questo marchio qui non lo pronuncio perché il mio amore per l'inglese. Dispiace. Poi andiamo di qui, troviamo le mie cotolette di soia, risoia, ricetta vegetariana. Questi qua sono i nuggets, sono simili nuggets, cioè sia questa versione qui che quella là, piccolini, proprio nuggets, però io ho voluto prendere le cotolette, marchio Fior di Natura. Non mi perdo in chiacchiere perché sapete che ha visto il mio video prodotti finiti, sicuramente l'avrà visto che io le adoro. Una confezione di questi, poi una confezione di mini burger al farro, che questi qua sono spettacolari, quindi ve li consiglio anch'essi. E poi questi qui agli spinaci, sempre solito marchio, questi qua sono ottimi, sia proteine, fibre, tutto top top top, quindi acquistateli. Ci sono alcuni che fanno schifo, vedetevi il video prima di acquistarli, mi raccomando, vedete il video se non volete provarli e poi morire. Non sto scherzando, però fanno schifo gli altri. E poi mamma ha preso un fior di latte. Andiamo a questo repartino qui, ha preso sempre mia mamma una salsa rosa, salsa cocktail. E poi io ho preso questa bevanda alla soia, due confezioni al cacao e due alla vaniglia. Allora, io ho provato solo questa qui alla vaniglia, devo dire la verità, ve la faccio vedere. Eccola qui. Allora, queste bevande qui mi piacciono tantissimo. Di solito a me le bevande, il latte di soia, sinceramente mi fa schifo, cioè non mi piace proprio. Però questo qui alla vaniglia a me fa impazzire nel porridge, c'è qualcosa di spettacolare, quindi io l'ho acquistato sia al cacao e anche alla vaniglia. Anche a mia sorella è piaciuto e quindi si poteva fare, stava in offerta, di solito a prezzo pieno sta 1 euro e invece a scontato stava 70 centesimi, quindi scorta time. E poi come ultimo prodottino, chi mi segue sempre su Instagram, bla bla bla, vi sto facendo una testa così, ma passatemelo. Io ho acquistato, sto adorando la crema di riso, mi piace con l'albume perché trovo che è una buona fonte sia di carboidrati che di proteine, quindi io faccio crema di riso, albume e poi un po' di topping sopra. Ed è spettacolare, sono 200 grammi, ma pure la mattina a scuola, prima di andare a scuola, è comunque una cosa molto facile da fare, veloce, quindi va benissimo. Questo qua è biologico, prime pappe. Allora, seguitemi su Instagram perché se mi trovo bene ve lo recensisco là, ma anche poi vedrete nei prodotti terminati. Comunque l'ho voluto prendere perché rispetto a quelle là della Plasmon, della Mellin, ha comunque un prezzo inferiore, perché se non mi sbaglio costa su 1,80€, 1,25€, ma non mi ricordo, non voglio dire scemenze. Comunque ottimi valori nutrizionali, queste qua prime pappe, e quindi le ho preso. Tutti quelli che quando ho preso questa cosa mi guardavano strano, ma ok. E quindi nulla, questo è il mio svuota la spesa.
Spero che non mi sono dimenticata nulla, no, vi ho fatto vedere tutto. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, commentate che come sapete io rispondo sempre a tutti e quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao!